Buongiorno e benvenuti a una nuova trasmissione di Scemo chi legge, che in una giornata e in un periodo pieno di pioggia e di ombre vi porta luce e cultura nelle vostre case. Questo speriamo sarà un mese che ci porta alla fine di un anno difficile, che non è ancora terminato, ma che comunque ci ha portato tanti problemi, anche del dolore, però noi qui cerchiamo di regalarvi dei momenti di anche così di scambio culturale, di divertimento e vi consigliamo anche un po' di libri che sono un grandissimo amico, un compagno che in un periodo come questo, dove siamo costretti a stare in casa, possono essere una porta per viaggiare, per pensare, per riflettere e delle volte anche per distrarci, ecco. Io ringrazio intanto Sergio Sapino di Torino Web TV con il nostro Barney Sapp. Vi raccomando sempre di condividere le nostre trasmissioni. Naturalmente chi è su Facebook lo può fare tranquillamente attraverso Facebook, ma noi siamo anche su diverse piattaforme, siamo su YouTube, siamo su Vimeo. Ovviamente chi non è su Facebook può andare direttamente sul nostro sito www.torinowebtv.it, dove non solo trova la trasmissione come la nostra o altre che gli interessa della settimana, ma trova anche tutto quello che abbiamo fatto anche nel passato. Allora, oggi noi abbiamo incominciato la scorsa settimana parlando con una libraia di Torino, perché comunque il cordone ombelicale della nostra trasmissione è molto importante con le librerie. Noi spingiamo perché la gente anche in un periodo come questo, anche se fa un breve giro, tra le sue spese metta quella di un libro, quindi vada a trovare il libraio. E l'ospite di oggi, in qualche modo, era stato anche ospite della libreria che abbiamo ospitato la scorsa settimana, la libreria Borgo Po, ed è un personaggio molto noto nella cultura italiana, con cui parleremo di una figura molto importante. Buongiorno, professor Quaglieni, buongiorno, benvenuto il professor Pierfranco Buongiorno, Quaglieni, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, buongiorno. noi oggi con lei parleremo di un libro che è uscito, se non vado errato, intorno a maggio, comunque è di quest'anno, l'uscita abbastanza In luglio, in luglio, in luglio, in luglio. E uscita in luglio. che come mi diceva il professore prima di fuori onda, prima di cominciare la trasmissione, era riuscito forse a fare qualche presentazione prima che i decreti del Presidente del Consiglio bloccassero, ovviamente, No, per no, no, ragioni. io sono riuscito a sfruttare l'estate perché sono stato Ottimo. invitato alla Versiliana, sono stato in Liguria, sono stato ad Alassio, a Bordighera, in tantissimi altri Quindi posti. ha fatto le vacanze al mare. Sì, e poi ho fatto ancora qualcosa a settembre. E poi alla Biblioteca Nazionale Universitaria a A ottobre. ottobre, Che sta dopodiché si è bloccato. Con tanta gente mi diceva, nonostante Sì, eh sì, eh fossero seguiti i protocolli necessari, però mi diceva che c'è stata un'affluenza, segno che la gente è comunque interessata a quando si parla di argomenti importanti, quando si parla di cultura, quando si parla di libri. Allora, il libro di cui parliamo oggi è edito dall'editore Golem di Torino, che salutiamo. E si intitola Mario Pannunzio, la civiltà liberale, curato appunto dal professor Pierfranco Quaglieni. È un lavoro che, come quello su Mario Soldati che avevamo presentato in libreria, è curato dal professor Quaglieni e prevede una serie di interventi molto, molto ricca, di cui magari il È un professore. libro gemello rispetto a quello di Soldati. Tra l'altro con le belle copertine di Ugo Nespolo, vedo che Appunto, sono colorate, molto belle. appunto. Appunto.
E appunto tra le firme che troviamo in questo libro ci sono appunto quelle di Montanelli, di Pannella, di Gormand, di Spadolini, di Soldati, del Cardinal Ravasi, Marcello Pera, Virgilio Castronovo e tantissimi altri. Però comincio con una domanda mo molto banale, ma ci rivolgiamo a un pubblico che magari non conosce Mario Pannunzio. Quindi la domanda più semplice è: chi è stato, chi era Mario Pannunzio e come lo collochiamo nella cultura italiana del Novecento? Mario Pannunzio è stato uno dei più importanti giornalisti del Novecento italiano. Non ha una grossa fama rispetto alla situazione attuale, perché il giornalismo italiano di oggi è così distante dallo stile di Pannunzio, dall'idea di giornalismo che ebbe Pannunzio, che sulla stampa italiana di Pannunzio oggi non si parla perché il confronto sarebbe talmente negativo per i giornalisti odierni che è meglio ignorare Pannunzio. Pannunzio ha cominciato con Leo Longanesi all'Omnibus, un giornale che ha rappresentato un qualcosa di importante nell'editoria italiana, un giornale che ha fatto la fronda al regime fascista e che è stato poi soppresso dal regime. Poi Pannunzio, soprattutto in quegli anni, si è occupato di cinema. Ecco, una curiosità, l'amicizia di Pannunzio e di Soldati è nata a Cinecittà, In quel proprio periodo. perché Soldati faceva il cinema e Pannunzio amava il cinema. Quello che è stato decisivo è stata la partecipazione di Pannunzio alla Resistenza. Pannunzio ha creato un foglio clandestino dal titolo significativo Risorgimento Liberale, è finito a Regina Coeli e per un errore non è andato a morire ammazzato alle Fosse Ardeatine nel marzo del 44, perché è stato liberato per un errore. Per fortuna, viene da dire. Ha ripreso immediatamente il suo posto di battaglia e poi alla liberazione di Roma nel 44 ha rifondato il Risorgimento Liberale come un quotidiano ed è stato uno dei quotidiani più importanti della liberazione. Dopodiché la fama di Pannunzio è legata essenzialmente al settimanale Il Il Mondo. mondo. Il Mondo fondato all'indomani della vittoria della Democrazia Cristiana il 18 di aprile del 48, e che fu una voce che espresse la laicità della cultura, quindi in opposizione al clericalismo da una parte e al dogmatismo marxista dall'altra. I tre grandi collaboratori di Pannunzio, fin dall'atto della fondazione de Il Mondo, furono tre figure importanti della cultura italiana: Benedetto Croce, Gaetano Salvemini e Luigi Einaudi. Ecco, mi fermerei qui. No, no, certo. Come
dal punto di vista di politico, in quel periodo lì, se non ricordo male, lui poi partecipò attivamente alla rinascita, al rinato Partito Liberale e più in avanti alla fondazione anche del Partito Radicale. Sì, Pannunzio è stato tra quelli che hanno rifondato fin dalla Resistenza il Partito Liberale Italiano. Era difficile rifondare il Partito Liberale perché il ventennio fascista aveva praticamente cancellato il Partito Liberale, mentre la Democrazia Cristiana da un lato, con l'appoggio della Chiesa, e il Partito Comunista dall'altro, con l'appoggio dell'Unione Sovietica, ripartirono immediatamente e riuscirono a creare una rete attiva e propulsiva di iscritti, di simpatizzanti. La minoranza liberale si rivelò immediatamente una minoranza e questo lo si vide alla elezione dell'Assemblea Costituente, quando i liberali furono appunto una minoranza e la Costituzione della Repubblica quasi non ha delle reminiscenze liberali proprio per questo fatto, che i liberali furono una minoranza esigua. E i due partiti egemoni, cioè la Democrazia Cristiana da una parte e il Partito Comunista dall'altra, mantennero inalterata questa egemonia. Pannunzio e i suoi amici con il mondo si proposero una terza via all'insegna della libertà, della democrazia, della laicità dello Stato. Ma era una battaglia in salita, era una battaglia molto difficile e Pannunzio non è riuscito a vincere questa battaglia. Quindi Pannunzio è uno sconfitto. Professore, io mando un secondo di pubblicità, poi torno con ancora una domanda su questo libro e poi accenniamo anche al Centro Pannunzio, di cui lei, fra l'altro, è tra i fondatori e neanche il direttore. Mando solo velocemente una pubblicità e ritorniamo in diretta con il professor Pierfranco Quaglieni per parlare del libro edito Golem, Mario Pannunzio, La civiltà liberale. A tra poco. Ed eccoci tornati in diretta negli studi di Torino Web TV, in collegamento con il professor Pierfranco Quaglieni. Stiamo parlando del suo saggio uscito quest'anno a luglio per le edizioni Golem, su Mario Pannunzio. Tra l'altro, il professor Quaglieni Se mi è autore. consente, vorrei completare solo il ragionamento che ho Ci iniziato. mancherebbe, prego, prego, prego. Cioè, Mario Pannunzio e i suoi amici, il mondo, il settimanale Il Mondo, non vinsero la battaglia, furono sconfitti. Furono sconfitti perché le egemonie marxista da una parte e democristiana dall'altra uscirono vincitrici. Ma vorrei aggiungere una riflessione
storiografica, se quella minoranza rappresentata da Pannunzio e dai suoi amici avesse avuto più udienza tra gli italiani, forse non ci troveremmo nella situazione in cui ci troviamo oggi, perché quella a cui guardava Pannunzio era un'Italia civile di cui oggi non abbiamo neanche più lontanamente un'idea. Grazie professore. Ecco, dicevo, la mia domanda, a parte segnalare a chi è interessato, che questo libro si trova in tutte le librerie, e noi preghiamo le persone di andare in libreria, ci sono diverse librerie indipendenti che lo hanno, che altrimenti lo ordinano, c'è la libreria Golem. Il professore, tra l'altro, ha scritto altri bei libri, tra cui Figure dell'Italia Civile, Grande Italia, il libro di Mario Soldati che si chiama Mario Soldati, La gioia di vivere, di sempre Edizioni Golem, quindi se siete curiosi e volete approfondire la conoscenza di un personaggio grande anche come Mario Soldati, questo è un bellissimo libro. Tornando al libro su Mario Pannunzio, intitolato La civiltà, Mario Pannunzio, La civiltà liberale, la scelta dei contributi che alla fine compaiono nel libro. È stata difficile? C'è stata qualche voce che è rimasta fuori? O tutti quelli che sono all'interno, i contributi che sono all'interno del libro sono proprio quelli che lei voleva, tutti? Io non ho avuto che l'imbarazzo della scelta, perché su Pannunzio, fin dal 1968, quando è mancato all'età di 58 anni, si è incominciato a scrivere moltissimo. E il libro raccoglie delle testimonianze molto importanti, non solo di estimatori di Pannunzio, ma io ho voluto anche mettere delle testimonianze critiche, anche fortemente critiche, nei confronti e del mondo, il giornale di Pannunzio e di Pannunzio, per offrire al lettore la possibilità di farsi un'idea d'insieme. Ecco, il sottotitolo, La civiltà liberale, è un sottotitolo che io ho voluto inserire perché Pannunzio rappresenta davvero uno dei protagonisti di quella civiltà liberale che, ripeto, è stata sconfitta, ma che rappresenta una civiltà. Rappresenta dei grandi valori che anche nell'Italia di oggi avrebbero un grande significato. Anzi, proprio nell'Italia di oggi questi valori di civiltà sarebbero gli elementi che potrebbero salvarci. Ecco, questo comunque è molto interessante, soprattutto le fa onore il fatto che di non aver voluto, in un'epoca in cui molto spesso si assiste a una beatificazione di molti personaggi, che lei nel costruire questo libro non abbia voluto fare un santino, ma abbia messo voci dissonanti in modo, come giustamente diceva, da far sì che il lettore, la persona che vuole informarsi, si informi facendosi una propria idea, vedendo i pro, vedendo i contro. Questo è una cosa molto interessante, ripeto, in un'epoca molto allineata è una bella Questo è cosa. il minimo che uno studioso di storia deve fare se vuole adempiere la sua funzione. Cioè, uno studioso di storia non può non far sentire quella che si chiamava altra pars, cioè l'altra parte. Ecco, la storia non è mai la
la storia delle persone che ci sono vicine o che sono amiche o che la pensano in maniera simile rispetto a quanto pensiamo noi, ma la storia è fatta anche da chi la pensa in modo diametralmente opposto. Uno storico che non segua quel criterio non è uno storico, è un gazzettiere, è un giornalista, nel senso peggiore del termine. È un uomo che si lascia guidare dalla faziosità. La storia deve invece dare spazio anche a chi la pensa in maniera diversa rispetto a chi scrive il libro. Altrimenti è un libro miserevole quello che riproduce solo una versione. E qui apriremo un discorso molto ampio, Eh sì. perché ci sono molti libri, troppi libri, che sono unidimensionali, che non rispettano il lettore, che non rispettano la libertà del lettore, che non rispettano i diritti del lettore, perché il lettore ha il diritto di essere informato in modo esaustivo e non in modo fazioso e unilaterale. Il libro Mario Pannunzio, La civiltà liberale, ha cercato, è chiaro, nei limiti del possibile, perché le esigenze editoriali hanno rappresentato un limite oggettivo, non si poteva fare un librone, ecco, è un libro di 300, di 300 pagine approssimativamente questo, ma nei limiti del possibile noi abbiamo cercato di offrire al lettore un'ampia scelta. Ed è un libro anche che si può cominciare a leggere come si vuole, non partendo da pagina 1, si può partire da qualsiasi altra pagina, perché ecco, ogni contributo non è legato a quello precedente e non è legato a quello successivo. Fa storia a sé, quindi uno sceglie e legge, decide dove cominciare. Questo è interessante. Un'ultima domanda. Allora, per chi non lo sapesse, appunto, tra i nostri ascoltatori, il professor Quaglieni è stato, assieme ad Arrigo Olivetti e Mario Soldati, tra i fondatori del Centro Pannunzio, che è appunto faro di riferimento culturale della nostra città. Portandoci alla storia attuale, e con tutte le limitazioni, come sta vivendo il Centro Pannunzio questo periodo? Si organizzano delle cose a livello online oppure, si sta aspettando l'anno prossimo, il futuro? Abbiamo cominciato fin dal febbraio scorso con tre manifestazioni online settimanali, ma soprattutto dal gennaio scorso, quindi non eravamo neanche lontanamente preoccupati da una pandemia che all'epoca sembrava non esserci, abbiamo creato una rivista online che si intitola Pannunzio Magazine, che rappresenta il vero trait d'union tra i soci e gli amici del centro. È una rivista che ospita costantemente dei contributi di scrittori, di saggisti da tutta Italia, ha avuto un grande successo immediatamente ed è chiaro che nei periodi successivi poi
questo successo si è incrementato. Certo, Chiedo, l'annuncio. ecco, chiedo scusa professore, questa rivista è fruibile online se uno va Online, sul sito del centro. annuncio magazine.it. Perfetto. Ecco, è sufficiente cliccare e c'è la possibilità Leggere tutti i contributi. di avere una grande scelta di articoli, perché se ha un numero alto di lettori, ha anche un numero alto di collaboratori, perché dietro al Pannunzio Magazine c'è, come potremmo dire, il pensatoio del Centro Pannunzio. C'è un centro di studi e ricerche come il Centro Pannunzio che ha sostenuto con i suoi associati, con i suoi amici, il magazine. È una rivista importante, che rappresenta un anello di congiunzione importante tra i soci che il Centro Pannunzio ha in tutta Italia, ecco, perché il Centro Pannunzio non è un fatto torinese, ha la sede nella nostra città, ma ha soci in tutta Italia. Grazie professore. Allora, io vedo che siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Intanto volevo ringraziarla per il suo prezioso contributo, per aver partecipato alla nostra trasmissione. Ricordo appunto che coloro che sono interessati a questo libro possono recarsi in libreria o possono ordinarlo al proprio libraio. Poi, se proprio non si trovassero in zone o in posti dove è più difficile andare in libreria, si può scrivere direttamente all'editore Golem e l'editore lo manderà a casa delle persone. Per il resto, se siete curiosi degli altri libri del professore, anche quelli li trovate in libreria. Io vi ringrazio. Andate sul sito del Centro Pannunzio se siete incuriositi anche di leggere il Pannunzio Magazine. E, professore, grazie mille per aver partecipato alla nostra trasmissione. La ringrazio per il tempo che ci ha dedicato. La Spero, ringrazio io, è stato un piacere. il piacere è nostro e speriamo di averla ospite per un suo prossimo libro, senz'altro, sarà un nostro La grande ringrazio piacere. molto. E io ringrazio come sempre Sergio Sapino, Torino Web TV, il nostro Barney Sapp, e do l'appuntamento a coloro che ci seguono alla prossima puntata e sarà un mese di dicembre, come vi dissi già la scorsa settimana, con qualche sorpresa nel carniere. Buona settimana, buon pomeriggio e buona serata a tutti.